di esprimere con confidenza ed emotività, e mi scuserete per la commozione. La Consulta mi ha attribuito generosamente un riconoscimento di grande prestigio che mi onora profondamente e mi interroga. Se ha pensato che meritassi questo premio è forse perché ha ritenuto che io abbia contribuito, anche solo in minima parte, al bene di questa città, come dice la motivazione del premio. Io penso invece che sia stata questa città, la mia città, la città in cui sono nata e cresciuta, a contribuire al mio bene, ed è per questo che la voglio ringraziare. Non è stata una vita particolarmente semplice la mia. Come tanti, ho incontrato difficoltà personali che a tratti mi sono sembrate ostacoli insormontabili e straordinari. Ho perso mia madre ormai 20 anni fa e mio padre più di recente, e tante cose sono ancora successe, ma non cambierei nulla della mia vita. Svolgo un lavoro straordinariamente bello che mi consente di conoscere un po' tutti gli aspetti dell'esistenza umana, delle sue debolezze e delle sue complessità. Per me essere magistrato significa innanzitutto essere portatrice di dubbi, quel dubbio che ti spinge alla prudenza quando giudichi una vita altrui, di cui alla fine sai ben poco, e che, come forza opposta, ti spinge all'assunzione di responsabilità, perché sai che dietro la funzione giudiziaria esiste un'aspettativa sociale di regole e di pacifica convivenza tra le persone. Ma il mio grazie a questa città lo voglio dare soprattutto perché ha reso possibile tutti gli incontri fondamentali della mia vita. Innanzitutto la mia famiglia, i miei amici, le mie care amiche, i miei colleghi e le persone che si sono improvvisamente aggiunte, anche di recente, e che sono diventate imprescindibili per me. Ci sono momenti in cui l'inquietudine che mi porto dietro da sempre mi ha fatto pensare che forse era arrivato il momento di cambiare città, di inventarmi nuovi ruoli, ma sono rimasta qui al mio posto perché a Spezia ho incontrato intelligenze, eccellenze professionali, personalità affascinanti che mi hanno indicato la strada. Ho stretto rapporti di cui non potrei fare a meno, che sono l'ossatura della mia esistenza e che rendono ogni giorno un giorno da affrontare con la voglia di farlo. Ho avuto il privilegio di presiedere associazioni che mi hanno portato a contatto con delle realtà che forse avrei solo immaginato. Ho vissuto momenti e mondi così lontano che hanno a volte messo in discussione il senso della vita. Ho affrontato sfide culturali con le massime autorità cittadine qui presenti e con persone ricche di idee che mi hanno fornito nuove chiavi di lettura del mondo. Se questo alla mia età è tempo di bilanci, posso dire che ho amato tutto quello che ho fatto. Il talento femminile forse è quello di riuscire a trasformare le nostre personali barriere in opportunità e in armonia. Ho provato a farlo. Qualche volta mi sono anche detta di avercela fatta. E se, citando Newton, sono riuscita anche solo un po' a vedere lontano, è perché stavo sulla spalle di giganti. Questi giganti sono le persone che ho incontrato, le persone qui presenti, e questa città che mi ha regalato un'opportunità.